film e devo dire che tutte le volte che l'ho guardato ho preso tantissimi appunti. Ho preso tantissimi appunti perché credo che il tuo lavoro sia molto interessante, molto suggestivo, che lancia molti spunti di riflessione da tanti punti di vista, dal punto di vista stilistico, dal punto di vista poetico e narrativo. È un film che ha un grande spessore, ma allo stesso tempo sa anche far ridere. Ho sentito la platea ridere in molti momenti della narrazione, anche se poi più che ridere era anche un sorridere, perché credo che tu abbia avuto una grande sensibilità nel raccontare questi personaggi. Delle volte mi sei anche quasi sembrato invisibile, mi sei sembrato tu stesso un'anima nel purgatorio. Quindi volevo innanzitutto chiederti da dove nasce questo tuo viaggio nel purgatorio, anche perché magari non tutti lo sanno, Giovanni Cioni, che ha un nome italiano, in realtà nasce in Francia, a Parigi, e vive a Bruxelles. Quindi Napoli, insomma, questo film, da dove nasce, dove ti è nata questa idea e soprattutto se vuoi dire qualcosa riguardo a questo tuo viaggio nel purgatorio. Sì, no. Innanzitutto ti ringrazio per il viaggio, ne parleremo dopo magari anche con le domande. Il film è nato da un incontro, vivevo a Bruxelles con un amico napoletano che è coreografo, che si chiama Enzo Pezzella, perché in Italia comunque ha girato qui. Che mi parlò di questo culto e cominciai a leggere delle cose sul culto e scoprivo che mi avrebbe interessato come una specie di intuizione, no? Nel senso in cui non volevo partire per fare un film, diciamo, antropologico su un culto, avevo l'intuizione che questa idea dell'adozione, questa idea del viso sconosciuto nella folla, fosse una cosa che mi interessava anche rispetto ad altri film che avevo fatto, che mi interessava come materia poetica, diciamo, come materia non tanto poetica ma cinematografica. E poi altri incontri, un produttore prima a Parigi, poi sono venuto a Napoli e ho cominciato questo viaggio. Cioè, ho cominciato prima a scrivere un progetto che era diventato una specie di sceneggiatura del un diario di bordo del periodo che ho passato a Napoli immaginando il film. Poi il tempo per le pratiche produttive, insomma, diciamo, da aspettare nell'anticamera del paradiso della produzione, cioè di aspettare che spostasse i soldi. Poi il film si è fatto, in fin dei conti abbastanza, in un periodo di ripresa abbastanza breve, nel senso tra novembre 2006 e gennaio 2007, vari periodi. No, ci sono anche delle immagini fatte nei primi sopralluoghi, per esempio quelle immagini nel tunnel, in quel lungo tunnel. Un po' perché procedevo per intuizioni, no, in questa ricerca, c'avevo delle intuizioni visive, nel senso, per esempio, l'idea di cominciare sui teschi e sullo sguardo dei teschi e di finire con una mano che accarezza il teschio è un'idea che si è imposta per me fin dall'inizio. Poi, per esempio, ho fatto queste immagini nel tunnel e improvvisamente mi diventava come un elemento quasi ritmico, ma ecco, cioè, costruito un po' il film con i tasselli così, e con le persone che ho incontrato, come Sergio, per esempio, che magari non sapevano perché, insomma, lo racconto anche nei film, non sapevano perché li volessi nei film, magari non lo sapevo nemmeno io, ero convinto che li volevo nel film, però diciamo, parlami del tuo film, forse c'è questa nell'idea del film suo, poi frequentando anche la Corte dei Miracoli, Mauro e gli altri, ecco un'altra... Cioè praticamente metto un po' di elementi insieme e poi vediamo che cosa succede. C'era così, no? Cioè Marcello c'era quelle... E intanto se qualcuno vuole fare qualche domanda io la raccolgo molto volentieri, però nell'attesa volevo riflettere anche su altri aspetti.
Allora, se non sbaglio, tu ti sei anche formato nella scuola di Jean Rouge, mi sembra di Sì, aver. sì. Però e mi hai detto anche più volte che questo lavoro non voleva essere un lavoro antropologico. Esatto. La tua, correggimi se sbaglio, la tua concezione del documentario, in particolar modo di questo documentario, non è tanto quello della rappresentazione di una realtà, ma proprio di un percorso di ricerca, no? Allora, mi chiedevo, siccome tu non sei di Napoli, no? Non conoscevi Napoli prima di decidere di venire a girare questo lavoro, hai avuto anche tu una guida come Dante in Purgatorio oppure ti sei proprio abbandonato tra le anime? Come ti sei mosso, insomma, in questa città? Perché poi anche il rapporto tra te e la città mi sembra molto particolare, ecco, se vuoi dire qualcosa. Su Rouge l'antropologia, no, io l'antropologia è sempre stata una materia che mi ha interessato molto. Io parlo del fatto che non volevo fare uno sguardo dall'esterno, ma che credo molto nel fatto che il film possa essere un'esperienza o un'immersione, cioè c'è molta soggettività nel film, non esplicita a parole di raccontare la mia storia, però di mettermi in situazione, no? E dunque effettivamente tu dici che a un certo punto forse ero invisibile, ma era questa una delle idee che mi guidavano per il film, questa idea dell'invisibilità, della presenza e dell'assenza, perché nello stesso tempo gioco sulla presenza nel senso della relazione con le persone. Poi, no, una guida non ne ho avuta, ma non volevo guidare, cioè ovviamente avevo qualche punto di riferimento. Avevo qualche punto di riferimento, ma delle cose che sono avvenute in maniera quasi casuale, nel senso che qualcuno che era venuto a Bruxelles, di Napoli, gli avevo detto veniva a Napoli, mi ha detto guarda, puoi andare a vedere da parte mia Pietro, e Pietro mi ha fatto conoscere Sergio, e insomma, e poi sono incontri che ci sono altre persone che ho conosciuto, ma poi ci sono incontri e tu le costruisci anche un percorso in tutti questi incontri. Alcuni ci sono, di quelli che ho incontrato all'inizio, altri non ci sono più nel film. Però non volevo un personaggio che mi facesse da guida. La difficoltà, per esempio, che avevo con il personaggio di Sergio è che ero convinto che lo volevo, però non lo volevo come guida, forse mi interessava più come una specie di interlocutore con quale parlare, no? Perché abbiamo la stessa età, perché si condividono delle cose, poi eppure siamo anche diversi, dunque c'era magari questa idea di questo rapporto così. Sì, grazie. Ci sono domande? Io, se non ci sono domande, vado avanti a chiedere perché è veramente, come dicevo prima, molto stimolante. E ho individuato un po' di parole chiavi guardando il film. Una l'abbiamo già un po', affrontata, che è la città, Napoli. Un'altra parola chiave è l'altro, cioè il rapporto che tu hai con l'altro e anche con il sogno e la realtà, perché sono, diciamo, delle caratteristiche, degli elementi che ritornano un po'. Vuoi aggiungere qualcosa tu riguardo a questo? Sull'altro, penso che quando tu guardi qualcuno o lo ascolti, tu puoi solo immaginare quello che lui è o quello che c'è dietro, diciamo, e che è una sfida per l'immagine, no? Nel senso che tu riprendi, tu cerchi di entrare in una realtà, ma in realtà sei uno sguardo. E dunque inevitabilmente ti poni la domanda cioè dietro ogni persona che incroci c'è quasi una vertigine di esistenza, diciamo, che tu puoi solo proiettare, immaginare. Per questo era l'idea delle anime del purgatorio, dello sconosciuto nella folla, mi interessava particolarmente. È che è una cosa che mi interessa sempre molto quando faccio un film, che sia un film dove un personaggio interpreta un ruolo, che sia un film dove un personaggio racconta la sua vita, e forse una delle domande che mi aveva più fatto riflettere sul fatto di fare cinema basato su testimonianze è quando qualcuno mi raccontava la sua vita, non per questo film, per un altro film, una storia di defrontazione, mi dice, a un certo punto mi dice, capisci?
cosa posso dire quando qualcuno dice capisci? Cioè capisco, sì, capisco quello che dici, ma cosa vuol dire capire quello che tu hai vissuto? È un po' questo sentimento qui che mi guida nel fatto di, cioè, quando si parla dell'altro è semplicemente io e te, qualunque incontro, qualunque relazione con una persona nella quale sei fondamentalmente esterno, ma puoi solo proiettare o immaginarti quello che la persona vive, malgrado tutto quello che dica, malgrado che tu possa capire i fatti, diciamo.